Vuoi fare una domanda? Prego. Buongiorno, dottor Ingroia, sono della PIL della Gazzetta di Parma. Io le faccio subito una domanda sul locale. Vediamo che nella lista dell'Emilia Romagna c'è un ex esponente del Movimento 5 Stelle, Giovanni Fabia. Fabia ha accettato il suo progetto, però da quello che ci risulta Grillo, nonostante lei l'abbia invitato più volte, gli ha chiuso la porta in faccia. Perché secondo lei, visto che c'ho il microfono di più, non sono di là, secondo lei perché gli ha chiuso la porta in faccia nonostante molte delle vostre battaglie sembrano fatte in comune? Ma perché, diciamo, bisognerebbe chiederlo a Grillo, perché insomma, non sono nella mente di Beppe Grillo. Quello che posso dire è questo: noi la rivoluzione civile ha certamente molte battaglie in comune con il Movimento 5 Stelle, il tema dell'ambiente, la difesa dello sviluppo sostenibile, il rinnovamento della politica, il tema della moralizzazione della politica, ci sono molti punti in contatto e quindi c'erano i presupposti per aprire un confronto e un dialogo. Io sono sempre stato uomo del dialogo, diciamo così, e mai dello scontro, e mai del conflitto, e perciò mi sembrava normale e naturale che, muovendo i miei primi passi in questa nuova attività, appena rientrato a Guatemala con il mio primo intervento, ho fatto un discorso che era un discorso di apertura, un discorso di apertura, di confronto con le forze politiche già in campo. L'ho fatto in particolare verso il centro-sinistra da una parte e verso il Movimento Grillo dall'altro. Le risposte da una parte e dall'altra sono state piuttosto deludenti. E ho tenuto a lungo, ho detto così in quei giorni, ho tenuto a lungo le porte aperte dall'una e dall'altra parte. Ho ricevuto risposte per lo più negative. Per quanto riguarda Beppe Grillo, in un'occasione mi disse che ringraziavo, che potevo ben chiudere la porta del dialogo. Poi, col passare dei giorni e del avanzare della campagna elettorale, il tono delle polemiche di Grillo nei miei confronti, nei confronti del nostro movimento, è sempre andato inasprendosi. E allora devo con una certa amarezza registrare quello che è la mia impressione. E la mia impressione che Beppe Grillo sia ormai diventato un professionista della politica. E siccome è diventato un professionista della politica che fa che quindi in campagna elettorale deve soltanto cercare di portare voti alla sua lista e alzare il livello di critica nei confronti di tutti gli altri, avrebbe, secondo lui, se ha fatto questi calcoli, avrebbe perso voti da un accordo con noi anziché guadagnandoci semplicemente alzando il livello dello scontro contro di noi. Io credo che la politica non si deve fare così. Io non ho voglia né intenzione di fare campagne elettorali aggressive nei confronti di chiunque, anche se, come suol dirsi, non sono scemo e quindi se uno mi dà uno schiaffone io non rispondo un altro duro, però io credo che la politica deve essere svolta non nell'interesse del partito, del movimento, della lista che stai portando avanti, ma deve essere fatta nell'interesse dei cittadini. E allora, se tu guardi davvero l'interesse dei cittadini e non lo fai semplicemente per accaparrare voti, io credo che si debba avere uno sforzo di ascolto
delle ragioni degli altri. E lo sforzo di ascolto delle ragioni degli altri significa creare appunto i presupposti per il confronto e per il dialogo. Io non sono persona in alcun modo superba né arrogante, quindi il fatto che Bersani, ad esempio, passando al tuo tema, che Bersani al primo a lettera aperta non ha risposto, non mi ha fatto venire meno dal fare un appello pubblico, e il fatto che non abbia risposto neppure all'appello pubblico non mi ha dissuaso da cercarlo per telefono, il fatto che non mi abbia risposto per telefono non mi ha dissuaso dal fare un sms, noto ormai diventato pubblico l'sms che ha fatto a Bersani, bene ho fatto, visto che Bersani ha poi smentito di essere mai stato cercato da me, il caso vuole che avevo conservato nel mio telefonino l'sms che avevo mandato a Bersani dicendo sono Antonio Troia, questo è il mio numero di telefono qualora lo avesse smarrito, perché ci diamo le idee con Bersani, qualora lo avesse smarrito sono disponibile ad incontrarci. Nessuna risposta ha avuto neppure quell'sms. Bersani evidentemente ci sottovalutava, pensava che noi la rivoluzione civile fossimo soltanto delle mosche fastidiose a ricerca di un autobus per sbarcare il Parlamento, così non è, noi non abbiamo né voglia né interesse ai posti, e abbiamo così poco interesse ai posti che io ho rifiutato l'offerta sotto banco che un emissario di Bersani mi aveva fatto con il cosiddetto patto di desistenza, promettendoci in cambio, come è noto ormai, non rivelo più un segreto, prima per ragioni di bon ton non l'avevo raccontato, ma è bene diciamo raccontare come sono andate le cose, promettendo quindi un paio di posti per dei senatori mascherati, perché devono essere mascherati nel senso che devono essere dei futuri senatori da noi indicati, ma che non si capisse all'esterno che erano nostri, dovevano sembrare che fossero del PD, e questo mi ha dato purtroppo l'amara conferma che dovevano essere mascherati perché l'accordo doveva essere un accordo sotto banco, perché altrimenti Monti si sarebbe irritato e non avrebbe più tenuto fede all'accordo di governo che Bersani aveva già stipulato prima di pensare di mandare il suo emissario ad incontrare. Questa purtroppo è imparato a conoscere la politica, non la conoscevo, ho imparato a conoscere certi sistemi e certi, diciamo, mezzucci della politica. Ripeto, per ragioni di bon ton non ho mai voluto rivelare fino ad oggi il retroscena di questa vicenda, ma forse è bene che gli italiani sappiano con chi si ha a che fare e come va avanti, come è andata avanti per tanto tempo la politica in Italia. Ecco perché noi dobbiamo cambiare pagina, noi dobbiamo cambiare pagina anche nei sistemi, nel modo. Noi infatti al PD abbiamo detto che se davvero l'obiettivo del PD, ma lo abbiamo detto pubblicamente, con dichiarazioni pubbliche che io ho fatto, se davvero il PD aveva come obiettivo quello di sconfiggere la destra, come fino a ieri ha detto Bersani, e siccome le politiche neoliberiste di Berlusconi sono state riprodotte pari pari da Monti, allora Bersani doveva fare una cosa molto semplice: senza offrirci seggi di cui non avevamo bisogno, avremmo regalato il patto di desistenza a Bersani se Bersani avesse detto chiaro e avesse preso un impegno davanti agli italiani che non avrebbe mai fatto un governo con Monti. E questo non è avvenuto, e proprio perché non è avvenuto mi chiedo e domando a Nichi Vendola che ci sta a fare in quella coalizione. Ribadisco, perché vedo che Nichi Vendola ogni giorno manda dei tweet, dei 5T da internet con il quale ribadisce che lui ci vorrebbe. Beh, allora lui ci vorrebbe, io non capisco qual è la posizione di Vendola a questo punto, perché qualcuno potrebbe pensare che Vendola semplicemente un po' furbamente ha voluto utilizzare, sapendo di non poter arrivare e non volendo rischiare la soglia del 4% come noi rischiamo,
ha utilizzato, vuole utilizzare l'autobus della coalizione di centrosinistra per poi scenderne e chiedere poi a noi di fare una battaglia comune di opposizione quando Monti farà con Bersani l'accordo. E io dico no, è troppo facile questo. Bisogna avere il coraggio delle proprie posizioni ed essere coerenti, rischiando eventualmente impronte come noi abbiamo rischiato. Rischiamo, anche se i sondaggi sono più che confortanti, sullo sbarramento del 4% alla Camera e dell'8% al Senato. Lo facciamo a testa alta, perché noi siamo fuori dai sistemi della vecchia politica e lo dimostriamo nei comportamenti concreti. Gli altri no, gli altri sono la vecchia politica.